Per 6 mercoledì la Bibliocop di Arezzo si trasforma in aula accademica ed ospita docenti, studenti e folto pubblico per animare altrettanti dibattiti. Beh, ma ti piace questo allestimento riservato a questa bella iniziativa? È un bel allestimento, un bello spazio, uno spazio molto interessante per la città di Arezzo che cerchiamo di vitalizzare con delle iniziative come questa rassegna che parte questa sera. Quindi l'università incontra Bibliocop e quindi incontra il punto vendita. Incontra la città, incontra tutti i cittadini che vengono qui a fare la spesa, che hanno anche una possibilità di sedersi e ascoltare delle conferenze, delle lezioni, degli incontri, delle conversazioni che vengono regolamentate qui in un programma che arriverà a maggio. Allora, noi siamo in largo anticipo e quindi è per questo che la sala è ancora vuota. Quando poi tutti i posti avranno trovato qualcuno che li occupa, chi vorresti trovare, chi credi di trovare in questa sala? Tanti giovani, i miei studenti, gli studenti dell'Università di Siena, del nostro Dipartimento di Arezzo, e tanti cittadini curiosi, perché no, chi fa la spesa, chi si riposa un attimo, si siede, ascolta. Ascolterà un dibattito poi tra giovani e professori, quindi non una conferenza accademica, ma un incontro tra un docente e un giovane studente che metterà nel confronto il suo punto di vista nello scambio generazionale in temi scelti. C'è un filo che unisce questi 6 dibattiti? Certo, il filo sono da una parte le migliori tesi che noi abbiamo avuto quest'anno, dalla parte dei professori le ricerche che svolgono e dall'altra i temi che sono temi importanti anche per la COP, sono temi sociali, il mondo del lavoro, il bullismo a scuola e tanti, tanti argomenti su cui oggi è importante riflettere. E noi lasciamo per un attimo la Bibliocop di Arezzo per fare un po' di spesa, compriamo una bottiglia di spumante, beh, insomma, non ci si presenta a mani vuote quando si riceve un invito di compleanno. Nel prossimo servizio. Una rivoluzione per il Valdarno trasformò il modo di fare acquisti, di pensare a un supermercato come luogo d'incontro. Il 25 ottobre del 1994 aprì a Montevarchi il secondo ipermercato Coop della Toscana, 213 dipendenti e 5.000 soci. 20 anni dopo i soci sono 5 volte tanto, l'ipermercato è diventato un grande supermercato, l'area vicina è cresciuta. Un caso esemplare che mostra come tutta Unicoop Firenze sia cambiata negli ultimi decenni. Ha rappresentato un'innovazione molto importante per l'intero territorio del Valdarno e mi faccia dire anche, visto dal punto di osservazione dei nostri soci e consumatori, anche un elemento di forte innovazione. Per festeggiare i suoi 20 anni, il centro commerciale ha organizzato iniziative, concorsi e la presentazione di un libro che in 60 pagine racchiude 2 decenni di vita. Lì dove c'erano solo campi, adesso esiste una cittadella con case, negozi e centinaia di posti di lavoro. Per Maura Latini, oggi direttore generale di Coop Italia, ieri prima direttrice dell'Ipercoop di Montevarchi, tornare è stata un'emozione. Montevarchi 20 anni fa rappresentava comunque un'avanguardia, perché Montevarchi ha un tessuto di antica e strutturata industrializzazione che già caratterizzava il tessuto sociale e economico del Valdarno. Commercialmente aveva bisogno di una novità. E l'ipermercato arrivò, la cooperativa lo fece arrivare e cambiò a vantaggio dei consumatori le sorti commerciali di tutta la vallata del Valdarno e non solo, perché i primi clienti arrivavano anche da molto lontano, da Arezzo, da Firenze. Fu un'esperienza bellissima. C'era anche un po' la paura di questo colosso che si insediava su Montevarchi, ma l'Ipercoop ha voluto dire tanti posti di lavoro, ha voluto dire prodotti di qualità, ha voluto dire prezzi bassi tutti i giorni, un rispetto dell'ambiente, un rispetto e un'attenzione verso la cooperazione, come dicevo, verso la socialità, quindi ad oggi benvenuta Ipercoop. Quando fu iniziato il cantiere di Montevarchi qui c'erano solo dei campi, tantissimi, adesso è un'area dove troviamo anche altre grandi strutture, quindi è diventato, oserei dire, il secondo centro di questa città.
La sezione soci qui ha trovato casa e ha visto crescere le sue attività, dalle iniziative con i ragazzi delle scuole fino al progetto Ausilio per aiutare gli anziani soli a fare la spesa. Ci sono delle cose che sono cambiate, ma ci sono delle cose che sono rimaste come 20 anni fa e penso che sia il bello della cooperativa, cercare di mantenere quelle cose buone che ci sono e come i principi della cooperativa, che sono sicuramente gli elementi saldi della nostra sezione soci, ma di tutta la nostra cooperativa. Negli ultimi anni il mondo è cambiato, è arrivata una delle crisi più gravi e le abitudini delle persone si sono rivoluzionate. A Montevarchi, come è successo altrove, l'insegna Ipercoop ha lasciato spazio a quella di Coop Fi. Alimenti freschi e freschissimi hanno sostituito televisori ed elettronica. E sul fronte sociale Unicoop Firenze guarda sempre più alle realtà locali, cercando di promuovere il più possibile elementi relazionali con il territorio e di collaborazioni con tutto quello che sul territorio si muove, cercando di vivere questo rapporto, diciamo, in maniera intensa, perché noi crediamo che la nostra forza sia stata rappresentata nel passato e anche per quanto riguarda il futuro dal rapporto stretto con il territorio. La rinuncia che abbiamo fatto sul versante dell'offerta ha toccato soprattutto settori tipo l'elettronica, ma direi che nella parte alimentare, che è anche la parte più legata al territorio, allo sviluppo dell'economia locale, abbiamo addirittura potenziato l'offerta. Quindi secondo me da questo punto di vista il ruolo del superstore di oggi è molto simile, se non addirittura più avanzato rispetto all'ipermercato di 20 anni fa. Qual è l'augurio per Montevarchi per i prossimi 20 anni? Ma altri 20 anni così in termini di presenza di soci nel nostro punto vendita, in termini di gradimento dell'offerta che noi facciamo e come un elemento che arricchisce il territorio. Paesaggio apocalittico, ma del resto di apocalisse si parla in questo primo incontro, e a parlarcene è proprio un neolaureato che dell'apocalisse ha fatto il tema della sua tesi. Sì, si parla di apocalisse sia nel cinema sia nella letteratura, che è stato appunto l'argomento su cui ho basato la mia tesi di laurea, e spero appunto di poter intrattenere il pubblico e far conoscere appunto l'importanza anche nella letteratura di questo argomento. Quando ti sei laureato? A settembre. Con che risultato? 110 e lode. Beh, quindi insomma sei uno che sì, può parlare di questo argomento. Ascolta, che effetto ti fa però parlarne all'interno di un centro vendita, di un punto vendita? Sì, è senza dubbio un'iniziativa originale che merita di essere sperimentata e che appunto spero in futuro potrà essere di aiuto per organizzare altri eventi simili. Tanti giovani, questo è un bene ovviamente per Bibliocoop e quindi forse anche un modo proprio per catturare un pubblico giovane questi incontri. Sì, soprattutto si rivolge anche a giovani, anche interessati magari a intraprendere la carriera universitaria, e è un'occasione comunque per far conoscere i nostri lavori di cui ci siamo occupati, di cui speriamo di poter continuare a fare ricerca. E noi facciamo un break da Arezzo per occuparci nel prossimo servizio di pesce, un mare d'esperienza. Tanta pazienza, mani precise come un chirurgo e un pizzico di passione sono i tre ingredienti segreti di queste bontà del mare. Quante ne fa all'ora? Quante ne pulisce? Su 10-12 kg aperti però. Daniela lavora qui da 24 anni. Nel preparare gli spiedini di pesce è più veloce, ma soprattutto più brava di una macchina. Seleziona i pezzi migliori e li pulisce. Le colleghe, molte come lei, hanno decenni di esperienza alle spalle, danno il tocco finale e lo spiedino arriva sui banchi pescheria di Unicoop Firenze e delle coop di tutta Italia, pronto per essere cucinato.
siamo nella pancia di Io Pesca, azienda familiare nata nell'Empolese 60 anni fa. A Unicop Firenze fornisce sia il pesce fresco che arriva dalle acque dell'isola d'Elba e della Corsica, sia quattro specialità surgelate: il misto mare, ottimo per uno spaghetto allo scoglio, la frittura, le vongole e i gamberi. La gran parte della lavorazione avviene a mano, pesce sotto zero, senza additivi e senza conservanti, che non ha niente da invidiare a quello fresco. Se pensiamo che un prodotto viene appena pescato, viene immesso in dei tunnel, in questi pescherecci appositi molto grandi, con dei tunnel di congelazione che vanno a meno 40, meno 50 gradi, e il prodotto rimane come intatto, praticamente intatto fino alla tavola del consumatore. Si ha sempre il mantenimento della catena del freddo, che viene ottenuta anche con un, diciamo, si lavora a brevi lotti, quindi viene portato nell'area di lavorazione soltanto il prodotto necessario per lavorare per brevi tempi, in modo che questo mantenga sempre la stessa temperatura e rimanga sempre congelato. Dietro a questa azienda ci sono tre generazioni con una passione per il pesce. Tutto è iniziato negli anni 50 da una piccola barca in Arno. A bordo c'era Ilio, il padre di Ilio Pesca. Mio nonno lavorava in una vetreria, si chiamava Ilio, aveva cinque figli. Non riuscendo a mantenere tutti e cinque figli, ha iniziato come hobby alla fine del lavoro, al termine del lavoro, quindi dopo cena, a andare a pescare. Poi successivamente hanno raccolto questa passione mio padre e i suoi fratelli ed hanno iniziato con la prima pescheria, il primo commercio di prodotto fresco qui nella zona di Empoli. Poi negli anni 70 hanno iniziato con la lavorazione del prodotto congelato. Oggi Ilio Pesca fattura 16 milioni di euro l'anno e dà lavoro a quasi 100 persone in Toscana. Da 20 anni collabora con Unicop Firenze. È sempre stata per noi un partner, da sempre. Noi sono tantissimi anni che lavoriamo con Unicop Firenze ed è un grande piacere essere il loro fornitore e ce la mettiamo tutta per rimanerlo ancora per molti anni. Beh, la sala è piena, quindi la risposta è ottima. Questo era il primo dei sei incontri, quindi c'era anche un po' di trepidazione. Sì, molta, 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 perché quando si fanno queste iniziative è proprio l'attesa, insomma, di vedere come riescono, se le persone le accolgono bene, se vengono. Tra l'altro queste sono delle iniziative a cui tenevamo particolarmente, perché sono in collaborazione con l'università, e un parterre di giovani così, insomma, ci dà una grande soddisfazione. C'ho un sorrisone grosso grosso, insomma. Beh, assolutamente. Allora è giusto ricordarlo, sei appuntamenti quasi sempre cadono nell'ultimo mercoledì del mese. Mercoledì del mese, con la presentazione di tesi di laurea e quindi anche la presenza di oramai del dottore, perché oramai si è laureato, con la professoressa. Saranno tutti argomenti molto interessanti. Tra l'altro ce n'è uno proprio dedicato al mondo della cooperazione nel mese di febbraio. E allora, per non disturbare ulteriormente il dibattito, noi usciamo, giusto il tempo per salutare e per ricordare l'appuntamento tra sette giorni. Ciao a tutti.